Come ogni giorno, nella casa della lavandaia, tutto scorreva lento e tranquillo. Le figlie, Nora, Dora e Flora, lavoravano senza posa. Lavare, lavar, piegare, stirar, qui senza speranza non posso restar, e questa dimora io voglio lasciar, dovessi alla casa del diavolo andar. Dovessi alla casa del diavolo andar. Noi anche vogliamo, noi anche vogliamo. Proprio in quel momento si udì bussare. Naso d'argento era un bel signore, vestito da capo a piedi con impeccabile eleganza. È questa la casa, ne sono persuaso. Ho avuto, mi pare, davvero un buon naso. Fece un inchino e subito venne al nocciolo. Sono qui per l'appunto, per farvi richiesta, nel grande castello, ove abito solo, non ho chi accudisca la mia proprietà. Mi è giunto all'orecchio che avete 3 figlie, che sono ben sveglie e lavorano sodo. Vi chiedo pertanto se a vostro giudizio potesse oggi stesso la figlia più grande venire a palazzo a prender servizio. La lavandaia era un po' indecisa per via di quel naso d'argento che la insospettiva. Chiamò la primogenita in disparte. Mia cara figliuola, attenta a te stessa, un naso d'argento di questa fattura non ebbe nessuno ch'io vidi finora. Attenta a te stessa, mia cara figliuola. Non datevi pena, mia cara mammina, son grande abbastanza, lasciatemi andar. Son grande abbastanza, lasciatemi andar. Detto ciò, Nora, che non vedeva l'ora di andarsene, seguì lo straniero. Cammina, cammina, per monti e vallate non giungevano mai. La ragazza lo seguiva con il fiato in gola, un po' per la stanchezza, un po' per l'inquietudine che le era entrata in cuore. Intanto il sole era sceso e presto sarebbe arrivata la notte. Arrivati che furono, le apparve un palazzo che sembrava un castello, tanto era grande e ricco. Naso d'argento glielo fece visitare tutto. C'erano forse più di 100 stanze, una più sontuosa dell'altra. E di ciascuna le diede la chiave. Giunti infine all'ultima porta, invece di aprirla, Naso d'argento le disse: in tutto il palazzo, per ogni sua porta, entrare ed uscire, puoi quanto ti par. Ma qui non si entra, di qui non si va. Di questo portone, la chiave ti do. Ma dentro non puoi, non puoi proprio entrar. Qui
dietro la porta chissà cosa c'è di certo un mistero e lo voglio scoprir e quando il padrone lontano sarà saprò finalmente la gran verità. Prima di andare a dormire, Nora ricevette le istruzioni per il giorno dopo. Domani mattina sul fare del giorno per certi miei affari sarò già partito. Tu fammi trovare per quando ritorno. Tutto ordinato, lavato, pulito. Per la notte Naso d'Argento le assegnò la camera più bella. Ma non appena Nora si fu addormentata, il padrone s'accostò furtivo all'alcova e le mise un garofano tra i capelli. Al risveglio, il primo pensiero della ragazza fu di andare ad aprire la porta vietata. Come l'ebbe socchiusa, capì che quella stanza era l'inferno, dove Naso d'Argento, che era il diavolo, teneva le anime dannate. La vampa del calore appassì il garofano tra i suoi capelli, ma per lo spavento Nora non se ne accorse. E fu la prima cosa che il padrone notò. Quando fu di ritorno. Non hai ubbidito! Che cosa cercavi? Non era abbastanza. Di tutto il palazzo potevi godere. Ma ti era proibito di aprire quella stanza. Curiosa, bramosa, volevi guardare, volevi aver tutto. E io ti ci butto! Aiuto! Aiuto! Il giorno dopo, Naso d'Argento si rimise in cammino e tornò a casa della lavandaia. La vostra bella figlia vi manda a salutare, ma il mio palazzo è grande, c'è sempre un grande affare. Chiedo pertanto se a vostro giudizio dareste la vostra figliola di mezzo. Dammi oggi stesso a prender servizio. La lavandaia di nuovo esitava, per via di quel Naso d'Argento. Ma la secondogenita s'era messa in testa di andare e non ci fu verso di farla ragionare. Cammina, cammina per monti e vallate, arrivarono finalmente al palazzo. Quando lo vide, Dora ne rimase incantata, tanto era grande e ricco. Dora visitò ogni stanza, ebbe anche lei la chiave di tutte, e quando furono all'ultima, Naso d'Argento le disse: di questo portone la chiave ti do, ma dentro non puoi, non puoi proprio entrare. Potete star certo che ubbidirò, avrò da pulire in meno una stanza. Ma la curiosità se la mangiava viva. Non appena prese sonno, Naso d'Argento le appuntò una rosa tra i capelli. Quando la ragazza aprì gli occhi, tirò fuori la chiave e corse svelta ad aprire la stanza. Poco mancò che non morisse di paura quando vide sua sorella tra le fiamme che invocava il suo aiuto, mentre il calore della vampa aveva già appassito il fiore. E Naso d'Argento rientrando se ne accorse subito. Non hai ubbidito! Che cosa cercavi? Non era abbastanza. Volevi, per caso, cercare tua sorella in mezzo alle fiamme, finisci con quella. Giorno dopo, Naso d'Argento si ripresentò a casa della lavandaia. Le vostre belle figlie stan bene e son contente, ma dentro al mio palazzo c'è sempre un grande affare. Domando di nuovo se a vostro giudizio potesse la vostra figliola piccina
Venire oggi stesso a prender servizio. Alla lavandaia quel naso d'argento non piaceva proprio per niente, ma la figlia più giovane insistette e finì col partire anche lei. Cammina, cammina, giunsero al palazzo di Naso d'Argento. La ragazza ammirò il palazzo in lungo e in largo, ricevendo dal padrone la chiave di ogni stanza. Quando furono davanti a quella che portava all'inferno, Naso d'Argento fece la solita raccomandazione di non aprirla mai. Di questo portone la chiave ti do, ma dentro non puoi. Non puoi proprio entrare. Ma la fanciulla non promise un bel niente, perché le frullava già in capo un pensiero. Ogni stanza ho visitato, le più grandi e le più belle, ma nessuno v'ho veduto. Dove son le mie sorelle? È tardi stasera, dormire dovrai. Riposati bene e subidirai. Domani prometto che tu le vedrai. Tormentata dall'idea di non aver visto le sorelle, Flora dormì poco e male. E quando Naso d'Argento entrò e le mise un fiore di gelsomino fra i capelli, lei fece finta di dormire. Poi si buttò giù dal letto, tolse il fiore dai capelli e per conservargli la freschezza lo mise in un bicchiere d'acqua. Cominciò a cercare le sorelle, rifece il giro di tutto il palazzo e arrivò di fronte all'ultima porta. Giro e rigiro, fin qui son tornata, proprio davanti alla stanza segreta. Se fuori non sono, per forza son dentro. Di là dalla porta bisogna guardare. Le trovò proprio là, avvolte dalle fiamme. Chiuse accuratamente la porta e aspettò che il diavolo rientrasse, dopo essersi rimessa tra i capelli il fiore, come se niente fosse. Naso d'Argento le disse sorpreso. È fresco, bagnato, ancor profumato. Se fosse appassito l'avrei già buttato. Ribatté la ragazza, che aveva capito il suo gioco. Il padrone fu molto soddisfatto e per premiarla le promise un regalo ogni giorno. Ancor più contenta sarei, son sincera, se ascolto voi deste ad una preghiera. Potreste domani portare alla mamma la cesta coi panni da fare lavare. È sola da giorni e son preoccupata. Al vostro ritorno così mi direte se triste, se stanca oppure malata. Prepara la cesta, sarai accontentata. Appena Naso d'Argento si fu addormentato, Flora infilò nella cesta la sorella maggiore e le sussurrò: domani mattina quel naso d'argento ti porta da mamma nascosta qui dentro. Stai ferma in silenzio, ma presta attenzione. Appena lo senti che posa la cesta e prima che dentro lui possa guardar, ti vedo di senza esitar. Al mattino Flora era già in piedi, col suo bel fiore appuntato tra i capelli. Naso d'Argento fece per sollevare la cesta. Per l'inferno m'ha peso un quintale. Lenzuola, tovaglie e tanti altri panni non sono nemmeno finiti di entrar.
E mi raccomando, durante il tragitto tenete quel nastro legato ben stretto, perché se aprirete vi salterà via come fosse una molla la biancheria. Perciò state attento durante la strada, che posso vedervi tenendovi a bada. A bada? Ovunque io vada? Dovete sapere che ho un dono prezioso e posso, se voglio, vedere a distanza. Se non ubbidite, da qui io provvedo, dirò all'improvviso: ti vedo, ti vedo. Va bene, la lascerò stare. Eppure, davvero curioso mi pare. Ti vedo, ti vedo. Naso d'argento si mise in viaggio. Ma quella storia che la ragazza vedesse da lontano non ci credeva proprio, perché il diavolo è sospettoso di natura e gli era venuto in mente che Flora poteva aver rubato l'argenteria per mandarla alla madre. Ma appena posò a terra la cesta, ne uscì una vocetta preoccupata. Ti vedo, ti vedo! Per tutte le fiamme! Allora è pur vero, quella ragazza diceva sul serio. Si rimise la cesta in spalla e via dritto senza fermarsi fino alla casa della lavandaia. Le vostre belle figlie vi voglio salutare. Stan bene e son contente ed hanno un grande affare. Ma sono preoccupate sono e chiedo di sapere come che vi sentite. Un poco mi consola, di salute. Allora, vi chiedo per piacere, se occorre qualche cosa, di farmelo sapere. Appena l'occasione li passo a ritirare. Appena Naso d'Argento se ne fu andato, la mamma aprì la cesta e Nora subito uscì per abbracciarla. Il mattino seguente era bella e pronta una nuova cesta. Naso d'Argento rimase molto sorpreso, ma non voleva scontentare la ragazza, perché ogni sera quando rientrava le trovava sempre tra i capelli il fiore fresco di rugiada. Si rimise dunque la cesta in spalla, ma lungo la strada ebbe la tentazione di fermarsi a guardare dentro la cesta. Appena sentì che il diavolo la posava a terra, ti vedo, ti vedo! Naso d'Argento trasalì e riprese velocemente il cammino, pedalando di fretta. Così anche la seconda sorella tornò a casa dalla madre, portata dal diavolo che non ne sapeva nulla. Appena tornato a casa, Naso d'Argento disse a Flora: tua madre sta bene, ma dato che è sola, è molto impegnata e non tutto può far. I panni puliti mi ha dato parola. La prossima volta potrò ritirar. Ma ditemi, quando pensate di andare? Un giorno in avanti lo devo sapere, nel caso qualcosa le debba mandare. Pensavo domani di scendere a valle. Va bene, che bello, ho già bello e pronto un altro cestello. Un altro cestello? Un altro fardello? Al mattino Naso d'Argento trovò l'altra cesta, ma la ragazza non era lì a salutarlo come al solito. La trovò nella sua stanza che ancora dormiva. Così almeno credette, perché in verità nel letto c'era una bambola fatta di stracci sulla testa della quale la ragazza aveva cucito le trecce, che si era tagliata prima di infilarsi nella cesta. Il diavolo, posato tra i capelli il solito fiore, pensava che finalmente avrebbe avuto l'occasione di vedere che cosa ella mettesse nelle ceste per farle così pesanti. Ma subito sentì la solita vocina. Quel povero diavolo per lo sgomento si affrettò a caricarsi il fardello sulle spalle e partì veloce come se avesse i cani alle calcagna. Quando giunse infine alla casa della lavandaia, era così stanco e turbato che non ebbe la forza di chiedere indietro i panni puliti. Questo lo manda alle vostre figliole. Son tanti altri panni che bastan per anni. Appena avrò tempo da qui passerò. Per oggi io proprio più forze non ho. A
Appena se ne fu andato, la ragazza uscì fuori dalla cesta ed abbracciò la madre e le sorelle e festeggiarono con l'argenteria che Flora aveva nascosto con sé nella cesta. L'abbiamo ingannato! L'abbiamo giocato! Che brutto destino, che perfido caso, sono stato gabbato. L'abbiamo ingannato, l'abbiamo giocato. Che perfido caso, gabbato. L'abbiamo giocato, l'abbiamo ingannato. M'han preso per il naso. Perfino l'argento gli abbiamo sfilato. Quel naso d'argento che l'hanno sfilato, soffiato. Che brutto destino. Per tutte le fiabe. E così, privato del suo naso, quel povero diavolo non faceva più paura a nessuno e tornò a starsene da solo in quella enorme casa.